Il Comando Provinciale di Barletta celebra il 248esimo anniversario di fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, un momento per fare un bilancio delle attività più recenti e rivolgendo lo sguardo al futuro. La cerimonia si è tenuta presso la caserma del Comando di Barletta Andrea Trani alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, diversi gli encomi consegnati per specifiche operazioni d'indagine. Per le Fiamme Gialle ha parlato il colonnello Mercurino Mattiace, primo comandante provinciale della BAT. Il bilancio guarda al passato, ma anche al futuro. La Guardia di Finanza vede con orgoglio il proprio passato, ma necessariamente ha lo sguardo proiettato verso il futuro. Si deve adeguare a nuove sfide, sfide importanti. Il contesto internazionale chiaramente mette alla ribalta il profilo socio-economico, attualmente afflitto non solo dai riverberi che ancora sono persistenti in relazione al rischio sanitario del coronavirus, ma soprattutto attualmente per il rischio bellico che il conflitto russo-ucraino ha determinato. Tra i temi trattati dal colonnello Mattiace, la coesione sociale e la stretta collaborazione tra tutte le forze dell'ordine coordinate dalla prefettura BAT. La coesione sociale è determinante. Ho nel mio discorso fatto riferimento a una perfetta sinergia che la squadra Stato, anche grazie al signor prefetto, mette in campo. C'è un'attenzione da parte dell'organo centrale, del Ministero, su questo territorio. Nella riprova l'istituzione dei centri di responsabilità di terzo livello che fra poco compiranno l'anno, è un processo che chiaramente è in via di definizione, ci stiamo approntando a mettere in campo sfide sempre più performanti, dobbiamo contrastare l'assalto ai fenomeni criminali. Infine i passi avanti delle Fiamme Gialle della BAT da quando è stato istituito il comando provinciale, oltre 1000 interventi ispettivi e 438 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari. La Guardia di Finanza ha istituito, prima non era presente, il nucleo di polizia economico-finanziaria che rappresenta un po' il fiore all'occhiello, quello è il reparto che ha più proiezione operativa e lo prevede il profilo ordinativo che demanda a questa articolazione le attività più incisive, fermo restando l'attività che su tutto il territorio viene fatta dai reparti territoriali. Ricordo che il comando provinciale ha le dipendenze, il gruppo territoriale ha la sede, la tenenza di Margherita di Savoia, la compagnia di Trani e la compagnia di Andria. C'è anche un rafforzamento importante degli organici che si sono alimentati.